Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata delle uscite videoludiche. Oggi vedremo quelle che saranno le uscite videoludiche del mese di luglio, che essendo un mese estivo non è particolarmente ricco, infatti c'è solo un mezzo foglio. E questo mese ci sono tantissime uscite per Nintendo Switch, soprattutto in versione digitale, e una sola collector, ragazzi, solo una collector questo mese, è una limited. Ma cominciamo subito dal 3 di luglio, quando arriverà proprio un gioco per Nintendo Switch e anche per PlayStation 4, ovvero Rumble, una specie di platform multigame in cui quattro giocatori si sfidano su un livello di piattaforme per sconfiggere il boss oppure per sconfiggersi tra di loro. Comunque è un gioco abbastanza interessante, che uscirà naturalmente solo in versione digitale. Sempre il 3 di luglio arriverà un remastered, ovvero Red Faction Guerrilla Remastered, perché è ambientato sul pianeta Marte. Uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC, sia in versione fisica che in versione digitale. Il giorno dopo, il 4 di luglio, arriverà un gioco per PlayStation 4 e Nintendo Switch di cui abbiamo già parlato il mese scorso, ovvero Nekopara Volume 1, questa specie di avventura giapponese multigame che arriverà su queste due console solo in versione digitale. Il giorno dopo, sempre su Nintendo Switch, arriverà The Wardrobe, una bellissima avventura grafica realizzata da un gruppo di italiani di cui ne parlammo molto tempo fa, già uscito praticamente su tutti i sistemi tranne che su Nintendo Switch, e adesso arriverà anche su Nintendo Switch solo in versione digitale. Ve lo consiglio perché è veramente una bellissima avventura con tanti riferimenti a tantissimi giochi, film, telefilm degli anni 80, quindi un bellissimo videogioco, ve lo consiglio assolutamente. Poi è fatto da italiani. Poi, un po' più in là, il 9 di luglio, arriverà un altro gioco dal passato, ovvero Another World, che uscì tantissimo tempo fa su Amiga, su Mega Drive, Super Nintendo, poi è stato rifatto l'anno scorso, se non sbaglio, un paio di anni fa, anche sulle console di attuale generazione per festeggiare il 20° anniversario, e finalmente arriverà, dopo Flashback, arriverà anche Another World su Nintendo Switch, questa volta solo in versione digitale. Il giorno dopo, il 10 di luglio, arriva un altro gioco che nel passato, almeno per me, fu molto importante. Infatti arriva un nuovo capitolo della saga di Shining, che è una saga di Sega che è iniziata tantissimo tempo fa sul Sega Mega Drive, che però io ho giocato tantissimo su Sega Saturn, ovvero Shining Resonance Refrain. È praticamente un JRPG con grafica 3D che arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, sia in versione fisica che in versione digitale. E questa è l'unica limited edition che uscirà questo mese, limited edition che in pratica non ha nient'altro che una specie di sovracover, qualche contenuto digitale in più, però meglio così che niente. Poi, sempre il 10 di luglio, arriverà su PC Defiance 2050, uno sparatutto in terza persona che uscirà solo in versione digitale. Questo mese usciranno un paio di sparatutto in versione digitale un po' su tutti i sistemi, ma li vedremo fra poco. Il giorno dopo, l'11 di luglio, arriva il secondo capitolo di Warhammer Vermintide, ovvero Warhammer Vermintide 2, che uscirà inizialmente su Xbox One, sia in versione fisica che in versione digitale, e più in là dovrebbe arrivare anche le versioni PlayStation 4 e PC. Sempre rimanendo in tema di Warhammer, il 12 di luglio arriva Warhammer 40.000 Glacius Relics of War, uno strategico classico che uscirà solo su PC e solo in versione digitale. Il giorno dopo, il 12 di luglio, arriva un gioco ispirato da un film in uscita sempre in questo mese, ovvero Hotel Transylvania 3 Mostri in Mare, che uscirà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, sia in versione fisica che in versione digitale. Il 13 di luglio arriva finalmente l'unica collector che uscirà questo mese, ovvero Octopath Traveler,
bellissimo JRPG che uscirà solo in esclusiva su Nintendo Switch, sia in versione fisica naturalmente che in versione digitale, e di questo arriverà una bellissima collector che io mi sono prenotato, e quindi quando arriverà vi farò anche l'unboxing sul canale di Videogiochi Italia. Sempre il 13 di luglio arriva All Star Fruit Racing, ennesimo gioco di kart che uscirà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, sia in versione fisica che in versione digitale. Sempre il 13 di luglio, e sempre su Nintendo Switch ma anche su 3DS, arriverà Captain Toad Treasure Tracker, che è già uscito su Nintendo Wii U e adesso hanno fatto la trasposizione naturalmente su Switch ma anche su 3DS, e uscirà sia in versione fisica che in versione digitale. E infine, sempre il 13 di luglio, arriva Earthfall, un sparatutto in prima persona multigame che, se non sbaglio, uscì tanto tempo fa su PC e che adesso arriverà in versione digitale su PlayStation 4 e Xbox One. Per rimanere sempre in tema di sparatutto, arriverà il 17 di luglio Modern Gunship, altro sparatutto in prima persona che uscirà anche questo solo in versione digitale su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sempre il 17 di luglio uscirà anche Sonic Mania Plus, già uscito Sonic Mania molti mesi fa, e adesso arriva questa versione Plus che contiene tutti i DLC, con tra l'altro una scatola particolare, una sovracover di cartone e all'interno un bel poster, oltre a una doppia cover che lo trasforma in una specie di scatola di Sega Mega Drive, e uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC come il vecchio capitolo, ma anche su Nintendo Switch. Io mi sono prenotato la versione per Nintendo Switch, dato che quella vecchia avevo preso la collector, bellissima collector per PlayStation 4, adesso mi sono preso anche questa versione per Switch, perché giocarci in giro per, secondo me, è molto più divertente. Poi il 19 di luglio arriva Adventure Time, i pirati dell'Enchiridion, un'avventura 3D misto RPG, i combattimenti sembrano dei giochi, sembra un gioco di ruolo con una grafica cartonesca che ricorda un po' South Park, e uscirà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, sia in versione fisica che in versione digitale. Sempre il 19 di luglio arriva un altro gioco che è già uscito su PlayStation 4, ma questa volta arriverà su Nintendo Switch, ovvero Anima Gate of Memories, un gioco d'azione in terza persona con protagonista una ragazza, anche questo ha del qualcosa dei giochi di ruolo. La versione PlayStation 4 è uscita anche una bella collector che mi è sfuggita, questa volta per 3DS, per Switch esce solo normale, versione normale, sia in versione fisica che in versione digitale. Un po' più in là, il 24 di luglio, arriva un gioco per PlayStation VR, ovvero The Persistence, un survival horror in prima persona futuristico che io ho già giocato in versione demo e sembra abbastanza interessante, e uscirà solo in versione digitale. Il 25 di luglio arriva su PlayStation 4 e Xbox One Remothered Tormented Fathers, un gioco horror, un'avventura horror che uscirà su PlayStation 4 e Xbox One sia in versione fisica che in versione digitale. Il 26 di luglio arriva un bellissimo gioco di ruolo, The Banner Saga 3, molto bello, mi sono piaciuti i primi due capitoli, è un gioco di ruolo strategico, diciamo così, che uscirà su PlayStation 4, Xbox One, PC e questo capitolo anche su Nintendo Switch, solo in versione digitale. Ma attenzione, perché il giorno dopo, il 27 di luglio, arriva però solo su PlayStation 4 e Xbox One The Banner Saga Trilogy edizione bonus, che contiene praticamente, oltre al terzo capitolo, anche il primo e il secondo, quindi tutti e tre i capitoli di The Banner Saga in versione fisica, ragazzi, in versione fisica su PlayStation 4 e Xbox One, da non perdere se non avete mai giocato, perché è veramente un bellissimo gioco. Poi, sempre il 27 di luglio, arriva Hello Neighbor, già uscito su Xbox One e che questa volta farà la sua apparizione su Nintendo Switch e su dispositivi mobile Android e iOS. Si tratta di un gioco in prima persona un po' strano, in cui voi dovete cercare di far scattare delle trappole e altrettanto deve fare il vostro avversario.
attirando la vostra attenzione, insomma, una cosa particolare che arriverà però solo in versione digitale. Sempre il 27 di luglio arriva un altro gioco per Nintendo 3DS, ovvero WarioWare Gold, una compilation con praticamente tutti i minigiochi usciti finora in tutti i giochi di WarioWare, raccolti in un'unica confezione, che uscirà sia in versione fisica che in versione digitale. Ancora, sempre il 27 di luglio, arriva la versione Xbox One di No Man's Sky, che è già uscito da anni su PlayStation 4, finalmente arriverà su Xbox One con all'interno tutti i DLC usciti, e se non sbaglio dovrebbe uscire anche un DLC scaricabile sulla versione PlayStation 4, invece qui è già contenuto, e uscirà sia in versione fisica che in versione digitale. Infine, sempre il 27 di luglio, arriva un altro ennesimo gioco per Nintendo Switch, praticamente la fa da padrone ormai Nintendo Switch, quasi tutti i giochi sono usciti su Nintendo Switch o comunque anche su Nintendo Switch, ovvero Go Vacation, un multigame sportivo che già uscì su Wii, se non sbaglio, da Namco, e arriva sia in versione fisica che in versione digitale anche su Nintendo Switch. E con questo, ragazzi, come vi dicevo, questo mese è un po' stretto, però è bene perché così mi posso recuperare qualcosina, visto che il mese scorso ho preso quasi niente, due mesi fa ho preso pochissimo, adesso mi recupero qualcosina. Soprattutto cercherò di recuperarmi una console questo mese, vediamo se ci riesco. Grazie, ora è veramente tutto. Voi dite, ma che maglia strana che hai? Questa praticamente è la maglia del Parma, perché io da giovane tifavo anche Parma, e finalmente è tornato in Serie A e quindi sono contento, me la sono messa, anche se non è originale, però è sempre una delle maglie più belle, mi piacciono questi colori. Adesso è veramente tutto, ragazzi, e vi saluto, alla prossima e buon'estate, ragazzi. Ciao ciao!